56 a.C. Vinti i Belgi e sconfitti i Germani, all'inizio del terzo libro del De Bello Gallico, Cesare ritiene che la Gallia sia pacificata. Per questo, all'inizio dell'inverno parte per l'Illirico, perché, come scrive lui stesso, «Eas quoque nationes adire et regiones cognoscere volebat», perché voleva visitare anche quelle nazioni e conoscere quelle regioni. Come Ulisse, la sua fame di conoscenza è insaziabile. Ma mentre Cesare si trova in Illiria, all'improvviso scoppia una guerra in Gallia, più precisamente nell'Armorico, una regione nella parte nord-occidentale della Gallia, che corrisponde all'attuale Bretagna. Qual è il casus belli? I Veneti, per primi e sul loro esempio gli altri popoli della regione, avevano trattenuto come ostaggi gli ambasciatori dei Romani, che erano stati mandati per chiedere rifornimenti di grano. Sono i Veneti a fomentare la rivolta contro il dominio romano. Cesare, informato di ciò dal giovane luogotenente Publio Crasso, pur restando in Illiria, ordina che intanto si fabbrichino navi da guerra sulla Loira, si addestrino rematori chiamati dalla Gallia Narbonese, si procurino marinai e piloti. Perché? Perché la flotta e soprattutto le navi dei Veneti erano nettamente superiori a quelle di cui disponevano i Romani, sia dal punto di vista tecnico che strategico-militare. Nonostante le difficoltà iniziali dovute alla superiorità tecnica della flotta dei Veneti, Cesare riesce ad avere la meglio sui ribelli nella battaglia decisiva nell'attuale Golfo di Morbihan, nella Francia nord-occidentale.